possiamo andare avanti e vediamo l'altro, i tre segni, che cosa prova per te in questo momento questa persona, cosa prova per te, e vediamo i tre segni Cancro, Leone e Vergine. Quindi se tu sei del Cancro, Leone o Vergine, vediamo questo altro terzetto. Allora, partiamo quindi dal Cancro. Se tu appartieni al Cancro, pensa a questa persona e vediamo che cosa prova per te questa persona, se c'è un collegamento, vediamo cosa prova. Allora, prova niente, praticamente niente, che però potrebbe diventare tutto. In questo momento questa persona è molto indecisa, non ha, non fare conto che questa persona possa in qualche modo, diciamo, essere innamorata di te. È molto indecisa. Certo che dal nulla che prova adesso potrebbe nascere qualcosa, ovviamente, però non è che c'è un collegamento. C'è una trasformazione, quindi è una persona che sta cambiando atteggiamento nei tuoi confronti, quindi da quel nulla che prova adesso potrebbe nascere qualche cosa. Sta agendo comunque momento per momento, cioè non sta facendo dei piani a lungo termine nella relazione con te, ma cerca di viversi momento per momento, in che non è sbagliato, ma bisogna tenere presente che potrebbe non essere, ringrazio Rose, ringrazio mia, potrebbe non essere, diciamo, la situazione migliore, però, ovviamente. Devi cercare di capire un attimino che cosa vuoi tu, soprattutto. Vediamo cosa ci dicono comunque i tarocchi. Beh, diciamo che è una persona che è un po' tirchia, diciamo, no? Il 7 di denari rappresenta un po' l'attaccamento al denaro. Quindi hai a che fare con una persona un po' tirchia, che quindi non è che ti darà molto, ovviamente. Ti vede come una persona, diciamo, anche di una certa età, abbastanza solida, però, ecco. Quindi ti percepisce come una persona solida, una persona matura. Non è detto che tu debba essere anziana, o non anziana, però, diciamo, il fatto è che ti percepisce come una persona più matura di lui, fondamentalmente. Magari per età. Diciamo che potrebbe scaturire un qualcosa legato all'affettività, ma soprattutto legato, diciamo, un po' come dire, all'abitudine più che altro nei tuoi confronti. Non c'è un coinvolgimento. Ecco, non è una relazione che potrebbe dare dei risultati concreti, diciamo, se andiamo a vederla in un tempo lungo, insomma. Bene, passiamo al leone. Quindi, se tu sei del segno del leone, concentrati su questa persona, sulla persona che ti interessa. Ringrazio Caterina, grazie Caterina, e vediamo questa persona che ti interessa che cosa prova per te. Quindi, se tu appartieni al segno del leone, allora. Purtroppo ti vede te come una palla al piede, come un gravame da togliersi. Questo non so perché, ma questa persona ti vede come una palla al piede. O gli hai scroccato delle cose, o sei stata scroccona, oppure ci sono altri motivi, ma lui ti vede come una palla al piede, ti vede come una persona poco, diciamo, ti vede anche come una persona matura, comunque, quindi probabilmente è più piccolo di te. Non so se ti vede come matura perché sei più anziana o qual è il motivo, però diciamo che sta seguendo un po' il flusso degli eventi, insomma. Però nella sua testa c'è il tarlo che tu possa essere, nella sua testa c'è il tarlo che tu possa essere una persona poco affidabile. Non so se hai dimostrato scarsa affidabilità nel tempo o perché c'è questa cosa che ti vede completamente poco affidabile. Vediamo un attimino cosa ci dicono. Allora,
È una persona molto solitaria, è una persona che in questo momento non è che vuole avere relazioni, per cui, caro segno del leone, devi tenere presente che questa persona in questo momento non ha voglia di avere una relazione con te, soprattutto perché non ti vede assolutamente come la donna della sua vita, ma ti vede piuttosto come una rompicoglioni, un gravame, è una persona che ha tanti problemi, comunque deve sobbarcarsi tanti problemi, ha situazioni difficili nella sua vita e l'otto di bastoni rappresenta proprio il fardello, il carico che tu ti porti dietro ed è abbastanza difficile che possa, diciamo, liberarsi. E diciamo che però, come dire, è una persona dal canto suo benestante, probabilmente un po' tirchia, ma comunque benestante. E queste sono un po' le caratteristiche. Non vedo un grande amore, sinceramente, da questo punto di vista. Un grande amore non lo vedo. Vedo piuttosto una relazione che può barcamenarsi così in qualche modo senza fare chissà che cosa. E passiamo alla Vergine. Quindi se tu sei del segno della Vergine, pensa a una persona che in qualche modo può essere, diciamo, interessata a te e vediamo cosa, o che tu, che insomma, una persona che ti interessa e vediamo che cosa prova questa persona per te. Allora, ma diciamo che per adesso, vedo un lato edonistico, cioè fondamentalmente ti vuole trombare, insomma, vuole divertirsi, una sorta di divertimento, cerca più il lato edonistico e cerca una persona che si lascia andare, quindi è più un rapporto, direi, carnale, un rapporto che si sviluppa su base, non dico fatua, ma base fisica, senza una grande connessione interiore. C'è anche un rapporto di amicizia comunque. Quello che manca in questo tipo di rapporto è, come dire, l'intimità emotiva, diciamo. Ecco, potrebbe essere una tromba amicizia, ecco, potrebbe essere che ti veda come una tromba amica o se viceversa come un tromba amico. Questo è un po' quello che viene fuori per il segno della Vergine, che avrà difficoltà ad accettare questo, ma vediamo cosa ci dicono diciamo, i tarocchi. Ecco, l'amore è uno stato embrionale perché la coppa, l'asso di coppe, rappresenta comunque il rapporto, diciamo, sull'amore, quindi però allo stato embrionale. Quindi una persona che, diciamo, ti vede più come una tromba amicizia, ma l'amore però in futuro può crescere. Non è diventato il top, quindi è una relazione che è partita come tromba amicizia. Potrebbe dare dei risultati, potrebbe svilupparsi. Quindi per adesso prova per te, ti vede come un'amica, una tromba amica, però le previsioni future sono che ci può essere un incremento, diciamo, da un punto di vista della connessione, del coinvolgimento. Nel frattempo iscriviti a tutti i miei canali YouTube, ovviamente, seguimi su YouTube, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e fai donazioni al canale se ti va di farle, se il video ti piace fai donazioni al canale. E